Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dead Cells, che è un gioco in Early Access, ci rimarrà per 8-12 mesi, costa attualmente 16,99€. Che cos'è questo gioco? Beh, prima di tutto la scritta Don't Panic dovrebbe farci riflettere, perché è un Rogvania, misto tra un roguelike, perché si muore spesso si ricomincia, un Vania perché è Castlevania, e anche un po' Souls-like, perché il combattimento, il fatto di rotolare, di combattere e di morire, ricorda, diciamo, un Dark Souls, che è diventato genere a sé ormai. E tra le features di questo Early Access, che garantisce dalle 10 alle 30 ore di gioco, sono compresi anche diversi Rage Kit, uscita Alt-F4 per il nervoso, perché insomma il gioco non è semplicissimo. Lo cominciamo da capo. Il bello di questo gioco è che è possibile, sbloccare nuovi livelli morendo o scoprendo nuove aree della mappa. Non è lineare la progressione, infatti la mappa cambia ogni volta. Noi veniamo riportati in vita da questa sorta di melma verde. Il gioco ora ci spiegherà tutti i fondamenti e andremo a divertirci insieme per qualche minuto. Il gioco è in inglese, ma probabilmente verrà tradotto anche in italiano, come è stato fatto anche per quell'altro gioco. Vedete, noi possiamo avere la spada e col tasto Y l'arco. C'è la possibilità anche di prendere questo, che però ci porterà via l'arco. Io preferisco averlo. Morto ancora, eh? Ok, vedete, io quando avevo... Sì, qua ci sta dicendo che sbloccheremo man mano. Ma, e quindi? Che possiamo andare a colpire ogni cosa. Niente, il gioco ci sta dicendo che possiamo usare il doppio salto per aggrapparci su. Ok, io avevo... Vedete, il combattimento è un Souls-like, perché si combatte così, si rotola. Ho già perso 11 punti vita. Adesso io potrei... Merda. Morirò presto. L'altra volta, quando ero morto, ero entrato in una zona con una porta chiusa. Merda, questo ha il pattern d'attacco che fa abbastanza male quando carica. Recuperiamo soldi, vedete, a sinistra. Abbiamo l'anello. L'anello che in realtà poi è la mappa. Qua invece abbiamo delle skill che possiamo andare a prendere man mano le troviamo appunto nell'avventura. Dicevo che quando io avevo ricominciato la partita avevo trovato una stanza chiusa che chiedeva 1000 monete. Sono andato in giro, ho recuperato 1000 monete, l'ho aperta e dentro c'erano delle armi più forti. Allora, qua apriamo un forziere e vediamo, ecco, questa avevo trovato all'interno. Io la prendo, la sostituisco magari all'arco, vediamo un attimo com'è. Ma direi che potrei sostituirla non all'arco, ma riusciamo a sostituirla a questa, alla spada arrugginita. Direi che sono delle... Questo fa un bel danno probabilmente. Una carota che ripristina un po' la nostra vita, che però sto qui lancia le bombe e ci schiva anche i colpi. Questo qui fa malissimo. Ok, beh, 84 di vita, abbiamo già fatto 300 monete, questo attacca dalla distanza, lo uccidiamo. Grafica pixel, ecco, vedete, questa è una di quelle porte che dentro ha quella pergamena di cura, che non so cosa faccia, ma intanto riusciamo a prendere questa, che ci dà la vita di più uno, la forza o più uno skill. No, facciamo forza più uno. Merda. Vediamo di non morire, perché questo qui fa malissimo. Ok, 84 su 100, non è male. Questo sembra paralizzato, no? Via, 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 via. Perfetto, stiamo andando anche discretamente bene. Ok, questa zona l'avevamo già vista, vediamo un attimo. No, potremmo scendere di qua. Pezzo onesto, 16,99€. Abbiamo questa possibilità di utilizzare dei teletrasporti che ci portano in altri punti esplorati della mappa. Questo chi è? Ah, questo è un negozio.
No, 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 no. Dobbiamo andare giù a vedere chi ci sta minacciando. Questo riusciamo a ucciderlo prima ancora che ci colpisca. Allora, tu fai una brutta fine. Vediamo che cos'è questo. Pick up. Ok, abbiamo preso una ricetta. Oddio, quello lì viola. Fuffa. Prendiamo questo, flashbang, abbiamo preso col tasto, sto giocando col pad della Xbox One, abbiamo una bomba, parliamo, ah tutto è in vendita, costano un sacco, però io preferirei la frusta, la trappola per orsi, preferirei arrivare a 1000 monete e tentare di aprire quella porta. Ok, altri soldi, questo lo prendiamo alle spalle, ottimo, molto bene, 887, questo è uno scudo che però probabilmente no, ci farà rimpiazzare uno dei due, ma non, no, anche se in realtà, oddio, merda, allora, questo qua, ok, soldi, 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 possiamo distruggere qualcosa qui, no. Cosa è fatto questo? Scusa. Io clicco, ma non so cosa succede. Questo qua devo saltargli alle spalle. Ok. 972. Qua sembra esserci un passaggio segreto, ma non ho idea di come si vada ad aprire. Quindi scendiamo, recuperiamo le monete mancanti e poi... No! Mi ha fatto malissimo, ma ho recuperato 1000 monete, quindi cerchiamo di tornare da dove eravamo venuti. Vediamo se riesco a ricordarmi dove era, ma tanto non è che abbiamo poi esplorato così tanto la mappa, quindi dovremmo trovare facilmente la porta chiusa. No, eccola lì. Vuoi aprire? Sì, paghiamo 1000 gold, recuperiamo questa cosa e così scopriamo anche che cos'è. Ci aumenta la vita a 140. Logicamente ora abbiamo bisogno di qualcosa per curarci, quindi trovare del cibo, trovare delle pozioni o qualcosa che ci curi, perché abbiamo sì aumentato la vita, ma ne abbiamo solo 61 ora, quindi cerchiamo di farcela. Allora, andiamo un attimo, schiatteremo sicuramente perché... Ma io l'arco non lo so. Quella zona lì non so come ci si acceda, ma vabbè. Ok. Scusa, faccio così. Non gli fa abbastanza male, vabbè. Recuperiamo, andiamo avanti. Beh, 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 beh. Ok. Ma non so dove porti questo teleport, ma non mi interessa perché... la passeggiata del condannato. Andiamo, vediamo. Al momento ci sono due boss, 11 livelli nell'early access. Ma, dicevo, garantisce già una decina di ore. Da 10 alle 30 ore, dicono. Tu, ancora, interessante. Io sono il collettore. E sono la cosa più vicina... ha una compagnia che tu potresti avere trovare qua sotto. Ah, il tizio lì con... In cambio delle tue celle posso darti degli oggetti utili. Se tu scopri le ricette, io posso provvedere a darti degli item sperimentali. E infatti abbiamo trovato qualcosa prima. Abbiamo trovato questa, la Healing Potion. Ma ok, ho recuperato le celle, che sono quelle cose azzurrine che abbiamo trovato prima. Possiamo anche andare a vedere. No, ma non abbiamo ancora sbloccato nulla a livello di potenziamenti. Qui, ma ho capito. Ah, ok. Per sbloccare la trappola per orsi, dobbiamo prima sbloccare questa. Quindi dobbiamo spendere ancora. Ok, abbiamo sbloccato la pozione, sbloccata permanentemente, il che ci sblocca altre cose. Quindi spendendone 5 possiamo dare conservare il 25% di gold quando moriamo, oppure avere due cariche di pozione di cura.
Invece, se andiamo qua, dovremmo aver sbloccato questo, la Beer Trap, ma non c'è al momento. Possiamo prenderci la granata, la flashbang che abbiamo già, o l'ice grenade. Però dobbiamo spendere 10 celle che non abbiamo. Ci si sono sbloccate tutte queste. La spada di sangue. Vediamo, spendiamone 5. Abbiamo sbloccato la spada di sangue. Ma ora che l'abbiamo sbloccata, possiamo andare a potenziarla. Ma il discorso è dove la troviamo? La troveremo in giro probabilmente. No, ce l'ha data, eccola lì. Abbiamo speso le nostre anime. Sono celle, ma alla fine sono anime. Andiamo a prenderla. La sostituiamo a questa. Ah, figata, avevo già trovato qualcosa di simile, praticamente lancia anche una bomba insieme a... Ah, ok, questa porta non si apre fino al momento in cui noi non abbiamo speso tutte le nostre celle. Va bene, qua 60, no, direi proprio di no. Prendiamo questo, spendiamo questo per il nostro futuro, per poter conservare il 25% di oro. Interagisci con questo, non so cosa stia facendo. Ok, abbiamo recuperato la vita e partiamo per un altro livellozzo. E là, mai arrivato così avanti. Siamo usciti all'esterno. C'è questo ghiaccio che non ci fa nulla. Andiamo avanti, vediamo che tipo di nemici incontreremo qui. Beh, sicuramente questo è un gioco per appassionati di... Ma... Appassionati, presumo ce ne siano tantissimi. Non ho sbloccato un altro teleport, quindi questo teleport ci resta lì fino al momento in cui non ne abbiamo trovato un altro, che adesso ne abbiamo trovato un altro, ma non credo che ci serva più di tanto. No, gli appassionati... Merda, di questo gioco penso che siano tanti. Lì c'è una frusta, 1200 monete, ne ho solo 100, quindi direi di andare via. Appassionati ce ne sono tanti, il prezzo non è assolutamente proibitivo, perché lo trovo onesto. Questa porta è sigillata per 3 minuti e 17 secondi ancora. No, direi che non... No. Ma allora dove dobbiamo andare? Andiamo di qua. Ma nemici ce ne sono o no? Merda. Dobbiamo tentarla. Doppio salto. Ok. No! Ok. Apriamo. Ok. Questo qua possiamo pungolarlo, anche se non so cosa sia. Oh oh. Boss? No. No, ma occhio. Voglio pungolare anche questo. Sta succedendo? Oh merda, un'elite. Ah! È un'elite arciere. Dobbiamo capirne il pattern d'attacco. Salta dietro quando sta per lanciare le frecce. Merda. Schiattiamo, schiattiamo, schiattiamo! Siamo schiattati. Di poco, eh. Avrei dovuto giocarmela meglio. L'ho giocato un po' così allo sbaraglio. Si torna qua. Si torna nel corpo. Ma non abbiamo conservato nulla, no, abbiamo LB che è la... Sta cosa qua che... Nada, blueprints found nada. No, si ricomincia. Oddio. Possiamo prendere l'arco di nuovo. E questi? Queste sono le cose che abbiamo sbloccato, ma non c'è modo di prenderle. Eh no. Nada. Vediamo un attimo se con le frecce... No, non c'è proprio modo. Niente, la mappa riparte. Mannaggia, diversa da quella che era prima. La vita è 100 ancora. E cercheremo di giocarcela più rapidamente. Comunque, ad ogni modo, questo è Dead Cell, qua iniziamo già a incontrare il mercante, qua ce ne andiamo avanti, sulla mappa poi rimane tutto segnato
con dei colori diversi. Vedete che ogni volta che noi recuperiamo quella cosa blu, questa è una cella che poi ci consente a fine livello di acquisire nuove cose. Credo che le cose sbloccate, infatti, si possano trovare poi nel corso dell'avventura, quindi è comunque parecchio stimolante come sistema di gioco, di sblocco delle varie cose. È un po' stile Asbin Heroes, anche se vabbè, il gioco è totalmente diverso, ma aia. Cosa stai uscendo qui? No, non si può. E schiattiamo di nuovo. Vi spiano tutti e due. Ah, Ial, ok, LB. La pozione ce la beviamo. Abbiamo una carica sola, infatti l'abbiamo sprecata, come i Dark Souls. Quindi potenziando con altre 60 celle potremmo avere due cariche, un po' come il potenziamento in Dark Souls. Sputato. Aia. Lì sopra c'è qualcosa di interessante che non so cosa sia, ma penso siano soldi. Infatti qua possiamo andare a romperli, sì, li abbiamo già rotti. Ok, bravo tu che ormai sei un libro aperto per me. Rompiamo la teca. Prendiamo potenziamento più 1 alla vita. E ci dà 141. Dovremmo continuare così a usare il potenziamento della vita unito magari alla pozione. La pozione che cura sempre un minimo. Ok, altre due anime. Qua possiamo romperlo con la... Oh, via! L'anima, qua ci costa 1000, li abbiamo, paga, apri, prendi, chissà cos'è, potenziamento alla forza probabilmente, sì, livello 2 alla spada, e qua abbiamo già la passeggiata del, aia, la passeggiata del condannato, abbiamo già concluso il livello, sì. E qua possiamo andare avanti, se ci tiene quello che avevamo sbloccato le volte scorse. Abbiamo 14 celle con cui possiamo andare a sbloccare questa cosa che ci consente di tenere più denaro. E qua, andandone a spendere 35, potremo tenerne il 40% tra una morte e l'altra. Qua è tutto. Qua invece sono solo per il bottino, le armi. Potremmo andare a potenziare del 5% il danno di questa spada di sangue. E qui invece potremmo potenziare il danno delle bombe. Beh, potenzierei la spada di sangue. Tanto dobbiamo spenderle tutte comunque. E poi... Boh, due. Qua. Ok, la porta si apre. Andiamo avanti. Secondo livello. Curiamo il nostro corpo. E insomma, niente. Penso di avervi fatto vedere abbastanza. Il gioco non costa tantissimo. 16,99€. E poi magari sui siti... Come sempre, qua sotto, che trovate, magari il gioco è, passa a meno. Eccolo, primo nemico che prima non avevamo visto. Iniziano già ad esserci dei nemici un po' più ostici. Abbiamo già perso buona parte della nostra vita. Ok, mi lancio nella mischia un po' così alla bersagliera. C'è sempre questo arco che non uso mai. Ah, aspetta. Prendi Malachite, 300 gold, ok, tu sei condannato. Niente, poi ho altri giochi anche in serbo per voi, sto testando diversi giochi, questo è comunque uno dei più belli che io abbia portato sul canale, di genere Souls-like. Bello, giocabile, fluido, si gioca bene col pad, divertente, invoglia a giocare, tiene incollato lo schermo comunque per sbloccare le varie cose. Antistress, volendo, anche se è difficile, invoglia a fare sempre meglio, giocarcela con calma, esplorare, evitare di morire. Ora me la sto giocando un po' troppo allo sbaraglio, ma perché... Fanculo, mi prendo lo scudo. Ah, lo scudo lancia anche una bomba. Oh oh, che è sta roba? Aia! Eccolo lì, morto. Ok, bella questa fase. Aia, sono morto. Beh, questa fase alla castello di Bowser. Va bene ragazzi, questo era Dead Cells. Fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ciao.